Buongiorno carissimi amici ed amiche, un bel scaldacollo qua perché fa freddo stamattina. Volevo soltanto annunciarvi che, dato che nei casi che stiamo trattando, come Liliana, Alice, Yara Gambirasio, ma tanti altri pure cold case del passato, sono stati risolti tutti questi casi molte volte dal DNA, che ovviamente, come saprete, contiene le, diciamo, informazioni genetiche che sono solo nostre in effetti e permettono quindi di identificarci con certezza. Ora sarebbe il caso, secondo me, che già dalla nascita si potesse creare una banca dati di tutti per agevolare qualsiasi ricerca, anche e soprattutto in campo scientifico. Quindi ci sono state pure sul web delle polemiche circa l'importanza di questo DNA, sul DNA nucleare, su quello mitocondriale. Quindi di tutto ciò adesso ci parlerà la dottoressa Renata Lenoci, che con il suo linguaggio competente, semplice ed efficace, ci dirà di cosa si tratti veramente, ce lo spiegherà. E ci spiegherà anche la sua importanza al fine della risoluzione di complesse vicende di cronaca dove il DNA spesso è la prova regina. Quindi ringrazio ancora la dottoressa Renata Lenoci per il suo contributo, per la sua gentile collaborazione. Noi ci vediamo più tardi. Ciao. Un carissimo saluto a tutti gli amici del canale e a Nicola, e sempre grazie a tutti per l'accoglienza. Oggi un argomento di cui si parla in tutti i casi che si stanno trattando, un argomento molto importante e direi fondamentale, molto vasto anche, il DNA, oggi elemento fondamentale nei casi di crimine per identificare il colpevole. Il DNA è la base fondamentale della vita. A partire dagli anni Ottanta, le tecniche di biologia molecolare sono state utilizzate nelle indagini giudiziarie, permettendo, con l'affinamento delle metodiche, il rapido sviluppo di una branca che oggi prende il nome di genetica forense, con esperti sempre più qualificati e attrezzature all'avanguardia, che sono di grande aiuto nell'analisi della scena del crimine. La genetica forense è una vera e propria disciplina che, a partire da un campione biologico, permette di identificare l'autore di un reato, accertare dei legami di parentela in caso di dubbio o contestazione, oppure dare un nome a dei resti umani rinvenuti sul luogo di una tragedia. Vi è una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'Interno ed il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA presso il Ministero della Giustizia. Il DNA ha assunto un ruolo sempre più rilevante nelle indagini relative a casi criminali e nei processi penali e civili. Essendo uno dei più accurati e sensibili strumenti identificativi, il DNA è infatti in grado di fornire alla giustizia preziose informazioni che tendono ad aiutare e a sostenere il corretto iter giudiziario. Il DNA è una sigla. Il nome sarebbe, non sarebbe, acido desossiribonucleico, detto DNA, più semplicemente, una molecola di grandi dimensioni che possiamo immaginare come una lunga catena, un lungo filamento che si trova all'interno di ogni cellula del corpo umano, sia cellula di organi che di liquidi, sangue, saliva, urine, sperma, negli organi interni, sulla cute, sui capelli. Può essere anche estratto partendo dalle impronte digitali di un individuo. Ricordiamoci che le impronte digitali sono uniche per ogni individuo, cioè non esistono due persone al mondo che hanno le stesse impronte digitali, come non esistono due persone al mondo con lo stesso DNA. È un'impronta. Al suo interno si trovano i cosiddetti cromosomi. Il DNA è una cellula che è divisa e poi impacchettata in queste strutture chiamate cromosomi, che sono i cromosomi del padre e i cromosomi della madre, quando si parla di cromosomi.
Le cellule umane possiedono 46 cromosomi che contengono tutte le informazioni genetiche che si trasmettono da un individuo all'altro. È praticamente impossibile che vi siano due DNA uguali. Una curiosità: ogni singola cellula contiene circa 2 metri di DNA. Il DNA contenuto nel corpo umano ha una lunghezza totale di circa 130 miliardi di chilometri, cioè circa 900 volte la distanza Terra-Sole, quindi è tantissimo. È presente in copia identica in tutte le cellule di ogni essere vivente ed ha la capacità di immagazzinare le informazioni necessarie alla sintesi delle proteine che compongono il suo intero organismo. Il DNA è diverso da individuo a individuo, come abbiamo detto. Ogni essere umano eredita esattamente il 50% del patrimonio genetico dal padre e il 50% dalla madre. Esiste un DNA nucleico che si trova nel nucleo della cellula e il DNA mitocondriale. I mitocondri sono dei piccoli organelli all'interno della cellula. La cellula è formata da un nucleo e da tanti piccoli organelli, ognuno dei quali ha una funzione particolare per la vita della cellula. Ma qui non andiamo a spiegare di che cosa è formata la cellula. Il DNA mitocondriale presenta alcune analogie con il DNA nucleare. Il DNA mitocondriale è trasmesso solitamente dalla madre, in parte può anche provenire dal padre. Permette di individuare il ceppo materno al quale appartiene quel DNA. Al contrario di quello nucleare, è presente in maggior quantità ed è molto resistente anche nel tempo. Il DNA nucleare è una molecola molto grande e non può uscire dal nucleo della cellula. È conosciuto come la molecola della vita e contiene le istruzioni genetiche per lo sviluppo di tutti gli organismi viventi. Si può ritrovare nella maggioranza delle cellule del corpo umano e trasmesso ai figli come combinazione del materiale genetico di entrambi i genitori. Basta una minuscola traccia di DNA per risalire a chi ne è il possessore. In un caso criminoso, per esempio in un delitto, il profilo viene estratto da laboratori di medicina legale a partire da frammenti anche molto piccoli di materiale organico. La radice di un capello, il DNA nucleare, è contenuto solamente nel bulbo pilifero, quindi non è possibile rilevarlo da un capello strappato senza bulbo, mentre nel fusto si può eventualmente rilevare il DNA mitocondriale. Se sulla scena del crimine, su un cadavere, esiste c'è un pelo, un capello, se c'è il bulbo pilifero possiamo identificare un DNA, perché lì è presente sia il DNA nucleico che quello mitocondriale. Se è presente un fusto di capello, ma non c'è il bulbo, possiamo trovare soltanto una parte, quello mitocondriale appartenente alla madre. Si può ritrovare in una lacrima, per esempio sui naselli di un paio di occhiali, quelli che appoggiano sul naso, è possibile estrarre il DNA da tracce di liquido lacrimale, così come da una sigaretta, da una bottiglia buttata in un cestino. È possibile estrapolare gli acidi nucleici presenti nella saliva. In tutto il mondo il test del DNA per uso giudiziario si effettua tramite uno striscio sulla mucosa orale. I visibili frammenti di cellule che sono prelevati strofinando ripetutamente un bastoncino vattato tipo cotton fioc all'interno della bocca. Il campione viene sigillato ed inviato ad un laboratorio di medicina legale che estrae il profilo del DNA. Caratteristiche del DNA: le tracce del DNA non scadono, durano decenni, specie con le tecniche oggi a disposizione, e non sono databili, non possiamo risalire a quando è stato estratto quel DNA. Il DNA è particolarmente resistente ai fenomeni di degradazione fisica e può essere recuperato anche a distanza di anni a partire da frammenti anche piccoli di qualunque tipo di materiale biologico contenente cellule. Piccole tracce di urina, sangue, scaglie di cute o di capelli, peli, resti ossei, saliva possono essere rinvenuti sulle vittime di omicidi e altri delitti o anche nell'ambiente circostante. I campioni del DNA sono conservati in un luogo molto sicuro per un arco predeterminato di tempo. Il tempo di conservazione del DNA può variare da laboratorio a laboratorio, ma generalmente viene conservato per almeno 15 anni. Come si distrugge il DNA? La distruzione, detta denaturazione, è il processo per cui
i due filamenti di cui è composto si separano. I tempi di deterioramento variano ampiamente in relazione alle condizioni ambientali, da poche ore a molte settimane. Per esempio, radiazioni, sostanze chimiche e raggi ultravioletti sono fra gli agenti in grado di danneggiare il DNA. Il DNA all'aperto dura non più di 3 mesi. Il DNA mitocondriale non ha valore legale per identificare una persona, occorre anche quello nucleare. Cosa si può fare con il DNA di una persona? L'analisi del DNA permette anche di stabilire se i resti appartengono a soggetti maschili o femminili. A quali temperature si conserva il DNA? Sono conservati i campioni a basse temperature. Si conservano da più 2 a meno 8 per circa 24-48 ore, altrimenti vanno congelati se devono essere conservati per periodi più lunghi, meno 20, meno 70. In due casi che stiamo seguendo possiamo vedere che per quanto riguarda Liliana Resinovic sono state trovate tracce di DNA da un'impronta presente sul cordino, anche nel caso di Alice Neri. Cercheranno il DNA sui resti carbonizzati e ovviamente ancora adesso non possiamo sapere di chi sarà quel DNA e se lo troveranno. La sola presenza di un DNA sulla scena del crimine o sul reperto non può essere da sola considerata come la prova regina, in quanto questa stessa prova dovrà essere concorde con quanto risulta da altri esami effettuati da varie figure come la perizia tossicologica, la perizia medico-legale. Questa è un po' un'infarinatura sul DNA. E per adesso io mi fermo qua. Vi ringrazio di avermi ascoltata. Un saluto carissimo a tutti e ancora grazie. Ciao.